Poracci, prima di tutto vi ricordo che stasera ci vedremo in live alle 21.30 su Twitch, si può dire, no? Per ricominciare la stagione delle live poracce. Passate perché ho parecchie cose da raccontarvi e magari discuteremo anche di qualche notizia in live. Per quanto riguarda invece solo risposte sbagliate, bravissimo Marco che ha riconosciuto Silent Hill 2 nel suo finale più assurdo, ma scegliere la risposta più bella è stato veramente difficile. I paralleli con la GTA Trilogy mi hanno cappottato, così come mi ha commosso la triste storia di Dodge. Ma alla fine non ci posso fare niente. La risposta più bella rimane: il gioco è una schifezza. Ho l'umorismo di un adolescente, va bene, ma il gioco è mio e decido io. Ma andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, mi raccomando. Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si mostrano i propri acquisti videoludici. Oggi niente TG Poro, ma andremo a vedere quali sono stati i miei recuperoni. Sì, dico recuperi, va bene? Non dico acquisti, recuperi. Al Coin Up di Roma, l'unica fiera di Roma che è ancora in grado di regalarmi grandissime soddisfazioni. Rispetto agli anni scorsi c'erano meno stand, ma comunque l'atmosfera che si respira è sempre magica. Non solo è stato un piacere scambiare quattro chiacchiere con appassionati malati di retro gaming come me, ma in più è uno dei pochi eventi dove si riescono a trovare ancora prezzi onesti, fatti da collezionisti per collezionisti. Anche se non ho preso nulla di raro in senso stretto, in fiera era comunque pieno di pezzi impressionanti e fino all'ultimo sono stato indeciso su come spendere i miei soldi. Tipo, stavo per fare la pazzia e prendere quel CDI. Volete mettere poter giocare a Hotel Mario su hardware originale? Quindi se siete amanti di retro gaming a tema Nintendo e in particolare di console portatili, vi consiglio di rimanere fino alla fine perché vi parlerò di titoli molto interessanti. Prima di iniziare però vi segnalo che abbiamo bisogno di nuove reclute all'interno dell'esercito poraccio. Purtroppo la prima missione della campagna di conquista non violenta di YouTube Italia non è andata nel migliore dei modi e quindi ora cerchiamo nuove reclute. Mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche. Poi in realtà non ci sarebbe neanche bisogno di dirlo, ma è ovvio che senza il supporto dei Porion video del genere non sarebbero possibili. Ringrazio di cuore tutti quanti gli abbonati al Patreon dei Poracci e vi invito a unirvi al club seguendo il link in descrizione. Iniziamo! Premetto che i primi tre acquisti che vi presenterò li ho fatti tutti dallo stesso venditore e devo quindi ringraziare Gabriele. Il suo stand non era grandissimo, ma aveva forse tra i pezzi più interessanti dell'intera fiera, tutti in condizioni eccellenti e con ottimi prezzi. Si vede quando chi vende è innanzitutto un collezionista e non un affarista. E mi ha fatto veramente piacere scambiarci quattro chiacchiere tra appassionati di retro gaming. Quindi il primo pezzo che vi mostro e l'unico per console fissa è Epic Mickey per Wii. Il titolo è Triangolo Blu, pallita e completo di tutto. L'adesivo finalmente lo posso staccare, il gioco l'ho pagato solo 10 euro, e al suo interno c'è tutto: il disco, il libretto delle istruzioni e anche il foglio illustrativo. Sono sempre stato incuriosito dall'avventura firmata dal leggendario Warren Spector, la mente dietro Deus Ex, e a questo prezzo non potevo lasciarmi sfuggire una delle avventure di Topolino più interessanti di sempre. Non solo il gioco sfrutta le potenzialità del Wiimote, ma inoltre presenta anche un sistema di moralità che in base alle scelte effettuate porta la narrazione verso finali alternativi. Tra l'altro, se masticate l'inglese, vi consiglio di recuperare il documentario di Did You Know Gaming che ripercorre tutta la tortuosa e decennale storia dietro lo sviluppo del titolo, un pezzo di storia che in pochi conoscono. Ma passiamo alle console portatili e al primo di due titoli per Nintendo DS. Mi riferisco a Mario Party DS, anche questo, triangolo blu e completo di tutto. Non solo c'è il corposissimo libretto di istruzioni a colori, ma anche un catalogo Nintendo che pubblicizzava alcuni titoli storici. Da Phantom Hourglass a Mario Galaxy e Metroid Prime 3 c'è veramente la storia della Nintendo di inizio anni 2000. Anche questo pagato una sciocchezza, solo 12 euro. Quando l'ho preso, la mia ragazza sul momento mi ha detto: Mario Party, ma questo ce l'hai già? E io ho risposto prontamente: no, che ne esistono tantissimi, ma sono tutti uguali. In realtà la qualità dei titoli non è affatto costante e questo non verrà ricordato come il miglior Mario Party di sempre, ma riveste comunque la sua importanza all'interno della serie. È stato il primo Mario Party in portatile, permetteva di giocare in comunicazione wireless locale con una sola cartuccia e, grazie a lui, sono partiti i creepypasta degli anti-piracy screen. Non male, vero? Secondo e ultimo titolo per Nintendo DS, e questo sono sicuro che molti di voi lo hanno giocato fino allo sfinimento,
magari su R4. Mi riferisco a Mario Slam Basketball. Qui ho speso un pochino di più, 25 euro, ma si tratta in realtà di un gioco sensibilmente più difficile da reperire, soprattutto se in queste condizioni. Il triangolo blu non esiste, l'unica versione italiana commercializzata è quella triangolo marrone, che presenta confezione manuale in tre lingue diverse, spagnolo, portoghese e italiano. Dentro è messo anche meglio di Mario Party DS, il manuale è enorme perché è multilingua e qui, oltre al catalogo, ci sono anche i punti VIP ancora da grattare, praticamente come se fosse nuovo di zecca. Il gioco è un adrenalinico arcade 3 contro 3 e oltre a essere dannatamente divertente ancora oggi, anche questo è un titolo a suo modo epocale. Fu sviluppato da Square Enix e segnò la seconda volta che lo studio metteva la firma su un gioco di Mario dopo Super Mario RPG su SNES, ma per la prima volta gli universi narrativi di Final Fantasy e Super Mario si incontravano in un gioco, un crossover epocale. Slam Basketball faceva un intelligente uso del pennino e del touchscreen e permetteva, seppur con qualche limitazione, di giocare in multiplayer su più console con una sola cartuccia. Ma questo che ve lo dico a fare? Sono sicuro che ve lo ricordate benissimo. Ma passiamo ora alle ultime due vere e proprie bombe. La prima ve l'ho già spoilerata ed è forse uno degli acquisti di cui vado più fiero in assoluto negli ultimi mesi. Sto parlando di Link's Awakening per Game Boy nella sua edizione giapponese. C'è tantissimo da dire a proposito di questo titolo, ma partirei dal prezzo. L'ho pagato 20 euro, praticamente regalato. Certo, le condizioni non sono perfette, ma stiamo parlando di un cartoncino di quasi 30 anni fa. Difficile pretendere di meglio a un prezzo del genere. Al suo interno abbiamo sia il manualino di istruzioni, coloratissimo e pieno zeppo di artwork, sia il portacartuccia in plastica, condizioni perfette. La cartuccia è provvista anche di custodia, quindi penso manchi solo la spine card, ma non sono un collezionista così esigente. Certo, potreste dire che come acquisto è un po' fine a se stesso. Il giapponese non lo parlo e Link's Awakening ha visto svariate conversioni e remake, dalla versione deluxe su Game Boy Color fino al remake uscito su Switch e alla possibilità di giocarlo sul Game & Watch pubblicato qualche settimana fa. Però, da amante della serie Zelda, non potevo tirarmi indietro. Non solo adoro le confezioni dei giochi Game Boy, che proprio come quelle GameCube, nella loro compattezza restituiscono meglio il senso della console rispetto alle edizioni occidentali, ma inoltre vogliamo veramente mettere a confronto l'artwork giapponese con quello europeo o nordamericano? Dai, questo è 100 volte più bello! E chiudiamo con il titolo più raro, tranquilli, tra molte virgolette, che ho recuperato al Coin Up. Mi riferisco a Mario Kart Super Circuit per Game Boy Advance. Mentre Mario Kart 8 Deluxe continua a fare una strage di vendita, io che vado a fare? Mi recupero il terzo capitolo uscito nel 2001 su GBA. Ormai lo sapete, per le portate di Nintendo impazzisco e il Game Boy Advance è forse la mia preferita. Purtroppo collezionare per questa console non è affatto semplice, i prezzi ormai sono alle stelle, quindi quando ho visto che questa copia era venduta a 30 euro quasi non volevo crederci. Le condizioni sono ottime, eccetto solo per qualche strappettino sulla parte superiore e la colla lasciata da un adesivo strappato sul fronte. Fortunatamente il danno non è così pronunciato. Si tratta della versione europea multilingua comprendente l'italiano e al suo interno c'è tutto. Abbiamo il manuale multilingua che comprende anche il nostro idioma, anche se non sono sicuro al 100% sia quello originale di questa edizione, ma un ricavato da un'altra copia, libricino delle avvertenze e catalogo Game Boy, da una parte con alcuni giochi e l'altro lato dedicato alle periferiche del GBA, tra cui svetta il Link Cable, cavo che permetteva di giocare in multiplayer anche a questo Mario Kart con una sola cartuccia. C'è anche il cartoncino interno e la bustina di plastica che protegge il gioco. Anche qui, difficile pretendere di meglio. Vi lascio con qualche curiosità sul gioco. Si tratta del terzo episodio della serie, il primo ad essere stato concepito per console portatile e anche l'unico ad essere stato sviluppato da Intelligent Systems, team che diede un contributo fondamentale alla libreria del GBA. Un gioco pazzesco che ribadiva la potenza della console portatile. Era grazie a titoli come Super Circuit che ci si rendeva conto come il GBA fosse anche qualcosa in più di un semplice Super Nintendo in miniatura. Quindi vi faccio la domanda, qual è il vostro episodio preferito della serie Mario Kart? E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per sapere cosa ne pensate dei miei acquisti. Non mi resta che darvi appuntamento per stasera per una live poraccia. Passate, mi raccomando, perché ci sarà da divertirsi. Se invece non venite, beh, sapete cosa fare. Riposatevi, fate bravi e nerdate duro. Io sono il Porocoin, Michele App.
Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi mentre si guida il pandino.